Oggi vi parlo di Homunculus, una delle letture che più mi ha colpita nell'ultimo periodo. Le tematiche di questo video potrebbero essere disturbanti per alcuni. I temi che tratterò, infatti, riguardano la violenza fisica e psicologica, e poi ancora pratiche che non hanno alcuna validità scientifica. Quindi ecco, sappiate che si sta parlando solo di un'opera di fantasia. Il manga di Hideo Yamamoto, come vi stavo dicendo, è riservato a un pubblico adulto. Questo significa che al suo interno possiamo trovare delle scene di sesso, violenza, ma anche tematiche filosofiche, questioni psicologiche e un livello di realismo grafico molto elevato. Essendo così esplicito, viene spesso incasellato nel genere horror, ma in realtà non è proprio così. Le scene di orrore sono pressoché inesistenti. Piuttosto io lo definirei inquietante. La serie è ormai conclusa, sono 15 volumi. In Italia lo trovate pubblicato da Planet Manga e se volete c'è anche l'adattamento cinematografico su Netflix, ma ve lo dico, si stacca molto dall'opera originale. L'autore è un mangaka noto al pubblico per le sue opere difficili da catalogare, ma comunque coraggiose e mature. Nel 1992, per esempio, ha scritto Nozokia, manga incentrato sul protagonista erotomane. O ancora Ichi the Killer nel 1998, stavolta basato sul sadismo. Ma Homunculus di cosa parla? È la storia di Susumu Nakoshi, un senzatetto che vive nella sua macchina, alla quale è morbosamente attaccato, a metà strada fra un parco frequentato da clochard e un lussuoso hotel di Tokyo. L'auto però viene sequestrata dalla polizia e per poterla riscattare, Nakoshi accetta la generosa proposta di Manabu Ito, eccentrico studente di medicina, in cerca di una cavia da sottoporre al suo delicato esperimento, la trapanazione del cranio allo scopo di risvegliare il sesto senso e percepire quindi anche le presenze sovrannaturali. Questa tecnica folle è stata applicata anche nella realtà. In epoche antiche era infatti convinzione che tale trattamento potesse liberare l'individuo da emicranie, o anche permettere il recupero del paziente in caso di lesioni alla testa, grazie al deflusso dei liquidi cerebrali. Alcuni erano anche convinti che tale pratica permettesse al cervello di respirare e tornare a pulsare come quello dei neonati, concedendo quindi delle maggiori capacità percettive. Nakoshi però sembra non percepire i fantasmi, ma scopre che se osserva le persone con un occhio solo, il sinistro, l'aspetto di alcune di esse gli appare come mutato. I due allora analizzano la cosa e capiscono che Nakoshi è in grado di vedere la manifestazione fisica dell'inconscio, e cioè gli homunculus. L'essenza delle persone e la proiezione dei sensi di colpa, manie e altri risvolti psicologici che condizionano il modo di essere e agire di un individuo. Questo nuovo dono porterà il protagonista a riprendere il contatto perduto con la gente e allo stesso tempo percepire negli altri una sorta di riflesso del proprio io, una consapevolezza che lo distruggerà emotivamente e psicologicamente. L'autore non ci dà un quadro positivo della società, che qui appare come materialista, priva di qualsiasi valore e schiava del proprio ego. È quasi impossibile intraprendere dei rapporti sinceri perché, uno, comprendere l'altro richiede uno sforzo troppo grande, e due, le persone tendono a mentire, soprattutto a se stesse. La vita però ci mette davanti a delle prove e delle scelte, scelte che il protagonista di Homunculus evita di continuo. È arrivato il momento, quindi, di parlarvi meglio di Nakoshi, anche se in realtà vorrei parlarvi meglio dello studente di medicina, Ito. Tra l'altro, un personaggio che a me piace molto, ma difficilissimo da raccontare senza farvi grossi spoiler sul suo percorso di crescita personale. Dunque, Nakoshi è un bugiardo, egocentrico, patologico. E cosa peggiore, osserviamo la storia dal suo punto di vista. Quindi ci troviamo di fronte a un narratore inaffidabile che prende per il culo anche il lettore. Noi lo vediamo come un uomo bloccato in un limbo, incapace di vivere come un vero senzatetto e non abbastanza forte da lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita nel lusso. Nel corso della narrazione scopriremo che era un uomo di successo nell'ambito della finanza, circondato da belle donne e ricchezze varie, ma perennemente insoddisfatto. Una persona distaccata sia dal piano di vista emotivo che sociale, e quindi molto ermetica. Dopo l'operazione di Ito, il protagonista vede quindi gli homunculus, cioè la proiezione delle memorie e dei disturbi di una persona. Quindi, per la prima volta, esplora i drammi degli altri esseri umani, e così facendo capisce che in realtà tutti gli homunculus condividono qualcosa con la sua storia personale. Quindi, quando analizza una persona, si trova anche ad analizzare una parte di sé. Questo punto è fondamentale. Nakoshi non solo indaga nei drammi altrui, ma se ne appropria portando a galla un altro suo profondo desiderio,
e cioè quello di essere osservato. Per risolvere il proprio homunculus, ogni personaggio ha bisogno di essere guardato, diciamo indagato dall'esterno. Quindi l'unico modo per guarire dai propri traumi è quello di lasciarsi osservare. Come ho già detto, siamo pieni di segreti e non sempre ci diciamo la verità. E Nakoshi arriva a fare di questo, chiamiamolo potere, una vera e propria ossessione. Sfrutta gli altri per scavare dentro sé, cadendo in un pozzo sempre più buio e profondo. Non si tratta quindi di altruismo nell'aiutare il prossimo, ma la sua è proprio una ricerca disperata per comprendersi meglio. Aggiungo inoltre che lo stile di disegno ci aiuta molto a entrare in empatia con l'opera. È funzionale e focalizza l'attenzione sui personaggi grazie a un tratto pulito e preciso. Le tavole sono di grande qualità e mostrano lunghi dialoghi e incontri senza però scadere mai nella supercazzola, analizzando ossessioni e traumi, ma anche rimorsi e psicosi che affliggono i vari personaggi. E mentre Nakoshi sembra chiudersi nel suo cieco bisogno di guardare ed essere guardato, è attraverso Ito che passa forse l'unico messaggio positivo del manga. Bisogna darsi tempo per ascoltarsi con sincerità e quindi accettarsi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi, venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog villanorisface.it. Come sempre, io vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi volete supportarmi un po' di più, ho da poco attivato gli abbonamenti al canale. Nel frattempo ringrazio tutti coloro che fanno già parte della banda.